Allora, Davide, la mia prima domanda è: che cos'è Talent Garden e come è nata l'idea del progetto? Talent Garden è uno spazio di coworking, in realtà non è uno solo, ma è un network di coworking ed è nato dalla voglia di mia e di alcuni amici di lavorare insieme ad altre persone stimolanti. Noi che lavoriamo nel digitale molte volte o lavoriamo da casa o abbiamo dei nostri piccoli uffici e collaboriamo con tantissime persone che magari sono a 1 o 2 chilometri di distanza, nella stessa città. E la cosa bella era proprio riuscire a dire perché non condividiamo uno stesso luogo di lavoro, quindi riusciamo a creare uno spazio bello anche perché condividendo le spese può essere più bello di quello che è singolarmente fatto da ognuno di noi, ma Chiaro. soprattutto stando vicini, ognuno collaborando e andando avanti a fare le sue cose, stando vicini, mangiando insieme, andando a fumare una sigaretta insieme, ci si conosce, ci si scambia idee e possono nascere cose nuove, ovviamente, stando tutti vicini. Potresti dirmi di più a proposito dello spazio che verrà inaugurato proprio questo venerdì? Assolutamente. Calcola che Talent Garden è nato a Brescia a dicembre dell'anno scorso, quindi a dicembre 2011, e in realtà poi è un modello che si espande. Proprio questo venerdì apre la seconda sede di Talent Garden, apre a Bergamo, Sì. città molto vicina, ma crediamo altrettanto importante anche a livello digitale oggi in Italia. E l'idea e la sfida è proprio riuscire a trovare in città secondarie, ma non, in realtà stiamo aprendo anche in città più diverse, proprio trovare talenti nell'ambito digitale, quindi persone che si occupano del web e della comunicazione che vengano e vogliono vivere luoghi di questo tipo. Lo spazio di Bergamo saranno circa 450 metri, quindi una quarantina di postazioni lavorative per persone di questo settore che decidono piuttosto che lavorare da casa, piuttosto che avere un loro ufficio, di venire a condividere uno spazio di lavoro. Spazio aperto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, quindi ognuno ha il suo badge e può entrare e uscire quando vuole, in cui ogni persona può affittarsi una scrivania o una sala privata per un'ora, un giorno, un mese, un anno, quindi una flessibilità Perfetto. totale. Ognuno può dire ok, ho bisogno adesso per 3 mesi perché devo fare un progetto di un ufficio, di uno spazio di lavoro, vengo a prenderlo, oppure dire ok, passo soltanto quando ho bisogno, oppure no, per il prossimo anno io sarò sempre all'interno di uno spazio di questo tipo. Chiarissimo. Mi potresti anticipare qualche cosa riguardo ai numeri delle adesioni delle persone che sono state interessate? Guarda, abbiamo già una quindicina, ventina di persone preiscritte, che in realtà sono già entrate nello spazio in questi giorni, che lo stanno provando e testando. Da venerdì poi ci sarà l'inaugurazione con 200-300 persone che parteciperanno circa, e da lunedì mattina tutti in ufficio. L'idea di Talent Garden è avere sempre una trentina di postazioni occupate e più poi una decina libere per quelli che vengono, che passano a seconda dei momenti. Mi potresti dire che cosa viene offerto quindi all'interno del servizio e quali sono i costi? Sì, guarda, ognuno può, viene offerto principalmente lo spazio di lavoro, quindi una scrivania con già tutto pronto. Quindi uno arriva al suo ufficio, si porta il suo computer, può portarsi il monitor, può portarsi tutto ciò di cui ha bisogno, ma diciamo è già tutto configurato, tutto il resto. Quindi non hai tutti i casini delle bollette, non hai tutti i casini del dover affittare lo spazio, contratti, eccetera, eccetera. Arrivi, attacchi il tuo computer alla corrente, ti connetti a internet, ovviamente in fibra ottica, tutto veloce. E poi cominciare subito a lavorare. Chi prende un mese di suo ufficio sono 250 euro, quindi un canone assolutamente interessante, soprattutto perché il vero valore aggiunto sono il networking che si fa all'interno dello spazio, quindi il fatto che sei con altre 40 persone che tu per primo vai a selezionare per essere i migliori talenti della provincia. E ovviamente è molto più facile avere visibilità a livello giornalistico, è molto più facile avere visibilità a livello di finanziamenti se sei una startup, è molto più facile che se siamo in 40 di uno stesso settore in un posto ci facciamo notare rispetto che ognuno a casa sua e ognuno a farsi la piccola guerra contro nessuno. Come mai avete scelto Bergamo per questo spazio? Come si va a inserire proprio anche nel tessuto sociale, start-up, aro del Nord Italia? Allora, Bergamo è una città un po' come Brescia, sono città meno famose rispetto alla blasonata Milano,
però sono città che hanno tantissimi professionisti, molte volte scollegati tra di loro perché magari sono più conosciuti come milanesi che i bergamaschi, ma che in realtà hanno tantissimo da offrire. Sono città che soprattutto nelle province sono piene di talenti, sono piene di persone che hanno competenze di elevato spessore e che se messe vicine possono secondo noi integrarsi di più al tessuto cittadino locale e quindi possono davvero creare un vero valore sia per se stesse sia per l'ecosistema in generale delle start-up e del digitale oggi in Italia. Ci sono dei goal, degli obiettivi da raggiungere con questo spazio? Non lo so, per esempio a livello di progetti piuttosto che a livello stesso di networking. Guarda, in realtà ogni progetto la prima cosa da fare è ovviamente diventare autosostenibile, quindi deve riuscire a raggiungere le 30 persone che rendono poi il progetto possibile di andare avanti, oltre ai primi mesi iniziali di lancio. Questo goal crediamo più o meno di averlo già vinto, esserci molto molto vicini. La seconda cosa poi in realtà a livello di Talent Garden in generale è di connettere tutti questi ecosistemi a livello locale in un unico grande network a livello nazionale. E questa poi è la grande sfida. Noi stiamo lavorando per far sì che Talent Garden non sia solo a Brescia, non sia solo a Bergamo, ma sia in varie città d'Italia e del mondo. Perché crediamo che le necessità siano le stesse se le persone abbiano un modo più semplice per essere connesse non solo tra di loro, ma anche con persone in tutto il mondo, sia ancora più utile il networking che si può andare a fare. Ok, leggevo appunto che Talent Garden è considerato il primo vero network di co-working in Italia. Ti volevo chiedere come si pone quindi rispetto ad altri progetti simili, come ad esempio TheHub, che è presente sia su Milano che su Roma. Sì, allora, calcola che The Hub ha un focus strettamente legato al sociale, quindi il loro obiettivo è la responsabilità sociale di impresa e tutto ciò che è le aziende che abbiano uno sfondo sociale. Talent Garden invece è focalizzato sul mondo digitale, quindi mondi completamente diversi e proprio per questo si collabora spesso, sia perché su alcune città siamo insieme, sia perché è naturale che network di questo tipo che puntino meno al profitto, ma puntino più al concetto di networking, si espandano e collaborano tra di loro. The Hub è un modello che in realtà è nato all'estero, che poi è arrivato in Italia, oggi è già in Italia aperto in 3 o 4 città e ne sta aprendo in altre 3 o 4. Più o meno saremo sugli stessi numeri per fine anno e la cosa veramente importante è che questi ecosistemi nascano, crescano anche nelle stesse città perché si rivolgono a pubblici differenti. E quindi è veramente importante che esistano e sarebbe anzi auspicabile che ci fossero sempre più network simili che si focalizzino su settori diversi. Perfetto, mi potresti dire quali sono gli obiettivi e le prospettive per i prossimi 6-12 mesi? Assolutamente. TAG punta ad arrivare alla fine dell'anno, quindi diamoci uno dei prossimi 5-6 mesi ad avere almeno 6 sedi in Italia. E invece gli obiettivi per il 2013 sono di raggiungere una ventina di spazi in tutto il mondo, quindi con un punto almeno in America e un punto in Asia o Africa. Perfetto, per quanto riguarda invece i numeri. Calcola che entro fine anno ci saranno circa 450 posti disponibili in varie città d'Italia e già oggi ci sono solo sullo spazio di Brescia una sessantina di persone che la vivono in modo fisso. Dopodiché ovviamente la cosa è di continuare ad ampliare questa base di utenti, soprattutto con una serie di persone che magari vivono lo spazio non solo 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, ma che circolano intorno allo spazio e lo utilizzano quando ne hanno bisogno. Questa è la vera sfida che vogliamo vincere. Mi potresti dare qualche dettaglio rispetto al lancio di venerdì? Sì, allora calcola che venerdì facciamo un'inaugurazione, un aperitivo tutti insieme dalle 7 di sera. Lì ad Almine, quindi in via provinciale proprio sopra lo spazio di Ferretti Casa, che è dove poi sarà lo spazio di Talent Garden. Chiarissimo. E quindi vi aspettiamo. In questi giorni si è parlato moltissimo di agenda digitale e dei passi che si potrebbero intraprendere proprio per aiutare alla digitalizzazione degli italiani e superare, no, il
il gap che c'è attualmente. E in che modo pensi che Talent Garden potrà aiutare in questo senso? Guarda, una delle difficoltà che noi facciamo all'inizio dell'apertura della sede è proprio essere raggiunti dalla banda, perché molte volte in Italia oggi è ancora difficile riuscire a essere connessi con fibra ottica, perché è molto costosa, perché è difficile da essere raggiunti, quindi sono vari i problemi in cui si può incorrere in questa tipologia di attività. Crediamo però di riuscire a creare in varie città italiane un piccolo nucleo di questa nuova comunità che sta nascendo oggi in Italia, che può aiutare a trasmettere e a far progredire più velocemente l'ecosistema digitale in Italia in generale. Perfetto. Davide, io ti ringrazio moltissimo di essere stato qui con noi oggi. Grazie a voi.